Aprile 1945. Gli alleati, in vista dell'imminente crollo del fronte nazista in Italia, inviano una missione a Bergamo. L'incarico è di prendere contatto con i partigiani, assumere il controllo e gestire l'insurrezione proteggendo innanzitutto le infrastrutture produttive ed elettriche. 4 aprile 1945, Valtellina. Il primo gruppo, composto da 5 uomini, viene paracadutato in Valtellina. Nel gruppo vi è il comandante della missione, maggiore Manfred Czernin, detto Manfredi. 6 aprile 1945, Montefarno. Vengono paracadutati sul Montefarno altri 2 agenti inglesi del SOE, Paolo Poduje, detto il Moicano, Vincenzo Casale, Vitaliano. Il Moicano è un antifascista di vecchia data, volontario in Spagna e partigiano in Jugoslavia. Un uomo tutto d'un pezzo, con alle spalle anni di guerra. È lui che ha il compito di gestire la parte militare della missione. Addestrare i partigiani al sabotaggio, compiere azioni di guerriglia e difesa, condurre l'eventuale cattura del principe Junio Valerio Borghese. Mercoledì 25 aprile 1945, CLN Alta Italia. Dalle radio echeggia l'ordine in codice dell'insurrezione generale. Aldo dice 26 per 1, ovvero prepararsi all'insurrezione per il giorno 26. Manfredi si occupa di coordinare l'azione in Val Brembana e di chiedere la resa dei nazifascisti in città a Bergamo. Il Moicano coordinerà l'azione in Val Seriana. Giovedì 26 aprile 1945, Clusone. La brigata OP Macerata, alla notizia dell'insurrezione, sequestra un treno diretto a Bergamo, ma a Gazzaniga la linea è interrotta. Gli operai dell'Ansaldo convincono i fascisti ad arrendersi e li scortano negli stabilimenti. 2 giorni dopo, i partigiani li trasferiscono in questura a Bergamo. Solo il capitano Dario Antonelli viene giustiziato. I partigiani della Camozzi, infatti, hanno ricevuto disposizioni chiare dal loro comandante Beppi Lanfranchi. Caro Sesto, raduna gli uomini e avvertili di quanto segue. In caso di fermo di un fascista o di una spia, sono proibiti tutti i maltrattamenti. Ogni uomo deve rispondere di questo e non solo ora, ma anche nei giorni decisivi. Se è accertata la responsabilità del catturato, si passa per le armi, ma mai maltrattamenti. Saremmo ancora fascisti. Giovedì 26 aprile 1945, Clusone. 600 russi, al seguito dei nazisti di presidio al seminario tra Clusone e Rovetta, chiedono la resa. Non trovano capi partigiani, ma trovano un gruppo di patrioti non combattenti, costituitesi in CLN a Rovetta. Ne fanno parte il parroco di Rovetta e 2 sfollati provenienti da fuori provincia, il maggiore Pacifico ed il barone capitano Mack. Inizia una difficile trattativa. I tedeschi, nel frattempo, iniziano il loro piano di fuga. Una colonna di autoblinde imbocca la Val Seriana diretta al Tonale e la Camozzi, che occupa il centro di Clusone, decide di ritirarsi ad Ardesio per precauzione. Un'altra colonna imbocca la Val Cavallina, scontrandosi con la 53esima Garibaldi, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue. Giovedì 26 aprile 1945, cantoniera della Presolana. Alla 6ª compagnia della Camilluccia, al comando del sottotenente Panzanelli, giunge via radio la notizia della disfatta nazifascista. Il sottotenente, con i suoi 49 uomini, si incamminano verso valle, preceduti da una bandiera bianca portata da Alessandro Franceschetti, l'albergatore presso il quale il plotone aveva preso stanza. Dalla testimonianza di Fernando Caciolo, uno dei pochi che si salveranno il 28 aprile, l'intenzione dei repubblichini era di raggiungere Bergamo per una resistenza ad oltranza. L'utilizzo della bandiera bianca era uno stratagemma per avvicinare eventuali partigiani e colpirli a breve distanza, vista la carenza di proiettili dei fascisti. Fa parte del plotone anche Giuseppe Mancini, nipote del Duce. Giovedì 26 aprile 1945, Rovetta. Verso sera gli uomini della Tagliamento giungono a Rovetta e vengono avvicinati dai membri del CLN locale, capitanati dal maggiore Pacifico, che convince il sottotenente Panzanelli ad arrendersi vista l'inutilità del loro tentativo. Deposte le armi, vengono rinchiusi nelle scuole elementari del paese. La presenza dei russi armati e della Tagliamento rende la situazione molto delicata. Venerdì 27 aprile, Rovetta. A Rovetta giungono i 600 russi del seminario, che sono passati dalla parte dei partigiani.
Giunge a Rovetta anche Bepi Lanfranchi e il Moicano, un rovettese, Nazareno Marinoni, allora bambino, e la madre sono testimoni di uno scontro verbale tra il Bepi e il Moicano, che parlano dei militi della Tagliamento. No, nel modo più assoluto. Io non sono d'accordo, perché una resa c'è stata e secondo le regole militari. Regole, regulation. Cosa dire con regole? Niente regole in war di italiani contro italiani. Niente regole. Dite quel che volete. Io so benissimo che chi ha chiesto di fucilarli non ha nessun diritto di farlo. Hanno buon diritto. Per 3 giorni diritto di guerra. Law of war. E allora la convenzione di Ginevra? La convention di Ginevra buona por armi. USA Army, German Army, Russian Army. Non mandate i vostri uomini domani? Se è un ordine che mi date li mando, ma io no, non posso venire a fare un lavoro così sporco. Sabato 28 aprile 1945, Clusone. Da Clusone partono 3 automezzi con a bordo 80 di partigiani delle brigate Camozzi, 53esima Garibaldi e Fiamme Verdi. Giunti a Rovetta trovano i russi che poco prima hanno deposto le armi. Si dirigono alle scuole elementari dove prelevano i militi della Tagliamento e li conducono al cimitero, tranne Cacciolo che riesce a fuggire e a nascondersi in casa del parroco, dove rimarrà per 3 mesi prima di tornare senza pericolo a casa sua. Sul posto è già presente il Moicano che dà l'ordine di fucilare i militi. Alcuni partigiani, tra cui Lino Chiapparini, lungotenente di Bepi Lanfranchi, protestano, ma il Moicano li minaccia invocando la corte marziale per chi disobbedisce. I fascisti devono pagare per i crimini commessi. Nonostante le proteste del parroco Don Bravi, che si rivolge direttamente al Moicano, si procede alle esecuzioni. Vengono formati 2 plotoni di esecuzione comandati rispettivamente da Fulmine, Battista Torri, e Caserio, Bortolo Gusmeri. Verranno risparmiati solo 3 militi, i più giovani del gruppo, 14, 15 e 16 anni. Sabato 28 aprile 1945, Schilpario. Verso sera un'altra formazione della Tagliamento, la 5ª compagnia, anziché arrendersi, tende un'imboscata ad alcuni patrioti del paese. Cadono sotto le armi fasciste 12 persone. Aprile 1951, Brescia. Viene istituita un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti di Rovetta, che durerà 5 anni. Le salme dei militi vengono riesumate e trasferite al cimitero del Verano a Roma. Dopo aver sentito numerose testimonianze ed interrogati i diretti protagonisti, tutti tranne il Moicano che sembra sparito nel nulla, la sentenza del Tribunale di Brescia attribuisce la responsabilità della decisione di giustiziare i militi fascisti al Moicano e decide il non doversi procedere per tutti gli altri imputati, tra cui anche molti capi partigiani, in quanto i fatti non sono punibili perché da considerarsi come azioni di guerra commesse prima dello spirare dell'occupazione nemica. Il Moicano, dopo molti anni, viene finalmente rintracciato a Milano ed intervistato dal direttore dell'ISREC. Nella sua intervista rilasciata nel 2000, poco prima di morire, si assumerà tutta la responsabilità della decisione di giustiziare i militi della Tagliamento. Ma i revisionisti storici di simpatie fasciste si dimenticano dei crimini della Tagliamento e della sentenza del Tribunale di Milano e cercano di addossare le colpe ai capi partigiani della Bergamasca per screditare tutto il movimento di liberazione. È risaputo che, per normativa dell'armistizio, nessun ordine alleato poteva essere disatteso da alcuna autorità italiana civile o militare. L'assurdo è che l'ordine di fucilazione del Moicano non poteva essere annullato nemmeno dal generale Cadorna, nemmeno da Badoglio o dal re, solo da lui stesso o da un suo superiore. A padre Antonio viene dedicata una lapide sul muro del cimitero di Rovetta.